Questa è la festa di tutte le cittadine e tutti i cittadini della Toscana. Non vuole essere una ricorrenza per ricordare per quanto la Toscana è stata all'avanguardia nel mondo, abolendo per prima, nel 1786, con Pietro Leopoldo, la pena di morte. E non vogliamo fare solo questo, perché basta leggere i dati di Amnesty, ci dice ancora che metà dei paesi al mondo non hanno abolito la pena di morte. Ma oggi vogliamo mandare un messaggio, specialmente alle ragazze e ragazzi più giovani. Non siate mai indifferenti. La Toscana ha scelto sempre di stare dalla parte giusta della storia, e noi dobbiamo continuare a fare lo stesso, portando con forza il tema dei diritti al centro della nostra azione. Alle ragazze e ragazzi dico che oggi è un po' un passaggio di testimone, un passaggio di testimone in cui trasferiamo quelli che sono i nostri valori. La Toscana è terra di diritti, è terra di accoglienza. La Toscana vuole essere all'avanguardia anche nella lotta ai linguaggi d'odio, per questo abbiamo legato le due cose. Ai ragazzi più giovani, alle ragazze, dico di non voltarsi mai dall'altra parte. Se un loro coetaneo è molestato in rete oppure dal vivo. Avete visto cosa è successo alla vostra collega, a Greta, qualche giorno fa. E questo è solo un caso piccolo rispetto alla violenza che ogni giorno tante donne e tanti uomini ancora subiscono. È una sfida culturale, oggi è l'inizio, noi vogliamo andare nelle scuole e portare avanti questa battaglia culturale che non ha colori politici, di tutta l'assemblea legislativa. Lo vogliamo fare dicendo che la Toscana è una terra che non odia, è una terra che sul tema dei diritti vuole essere all'avanguardia, è una terra che guarda con speranza al futuro. Se voi vedete, oggi qui abbiamo quasi tutti i sindaci della Toscana, più di 100 monumenti saranno illuminati stasera, insomma un messaggio collettivo di una comunità che guarda al futuro con speranza. E i colori di oggi, che sono i colori della nostra regione, sono il bianco e il rosso. Il rosso è il segno della resistenza dopo questo terribile anno e mezzo di pandemia. Consentitemi di ringraziare medici, infermieri, personale sanitario e anche i cittadini e le cittadine della Toscana, perché se oggi la Toscana è una delle regioni che si è vaccinata di più è grazie alla capacità di ciascuno di voi, di ciascuno di noi, di aver capito il senso della vaccinazione, che non è la libertà del singolo ma è un modo per far uscire la nostra comunità a testa alta da questo periodo difficile. E poi il bianco è luce, è speranza, è possibilità di ripartire. Insomma, oggi non viviamo questo giorno come una ricorrenza, ma come un momento in cui guardiamo con speranza al futuro, in cui tramandiamo i nostri valori alle generazioni più giovani. Presidente.